Il centro storico di Cannole, con il suo reticolo di vicoli e stradine, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi del paese. Qui sono ubicati alcuni beni che rappresentano la testimonianza delle epoche passate. Nei pressi dell'attuale municipio vi è l'antica cisterna cananea. Un tempo fonte di approvvigionamento idrico delle popolazioni locali e utilizzata per la raccolta delle acque piovane, l'antico pozzo comunale prende il nome da un toponimo ebraico, Cananea, che significa ebrei provenienti dalla terra di Canaan. Nella centralissima piazza San Vincenzo Ferreri vi è un grande portico, denominato seggio oppure sedile, risalente al XVIII secolo. L'antica struttura fu utilizzata in passato come luogo di assemblea per pubblici parlamenti, dove si prendevano decisioni di interesse collettivo. Esso era anche un luogo di giustizia e inoltre vi venivano affissi documenti e informative di interesse pubblico. A pochi metri dalla piazza vi è il Palazzo Municipale. Esso venne costruito negli anni 70 dell'Ottocento al di sopra di una residenza signorile del Settecento, appartenuta alla nobile famiglia Fiore di Muro. Sul margine sinistro della struttura si conserva la statua in pietra di San Vito, unica testimonianza sopravvissuta di un'antica cappella dedicata al santo. In un altro angolo della piazza centrale vi sono i ruderi di quella che un tempo era Porta San Biagio. Realizzata nella prima metà del Cinquecento, la porta rappresentava l'accesso all'antico borgo medievale di Cannole.